Io credo che il Movimento 5 Stelle debba fare un grande sforzo di democrazia interna. Anche su questo, non veniamo da una storia che si è distinta per democrazia interna, ma proprio per questo, rispetto anche a un nuovo corso, servirebbero più inclusività, più dibattito interno, anche includere di più persone esterne al movimento, portarle in questa grande esperienza. Ci sono tante persone che chiedono di essere coinvolte, però non si può dare sempre la colpa agli altri. Non si può risalire all'elezione del Presidente della Repubblica per dire che le elezioni amministrative sono andate così male. Credo che bisogna anche un po' assumersi delle responsabilità rispetto ad un'autoreferenzialità che andrebbe un po' superata. Voglio dirvi che siamo sicuramente in un momento molto delicato del nostro paese. Come avete visto, in questi giorni Mosca sta riducendo le quantità di gas verso l'Europa. Fortunatamente, grazie alla diplomazia energetica che abbiamo condotto, possiamo gestire questo momento, ma serve un tetto massimo al prezzo del gas come abbiamo chiesto in Europa. Come sapete, al 30 giugno c'è la prossima milestone del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che è molto importante, richiede il massimo impegno per raggiungerla, siamo ottimisti. E ovviamente stiamo gestendo una guerra in Ucraina causata dalla Russia che richiede il massimo sforzo diplomatico. Io non credo che sia opportuno assumere delle decisioni che di fatto disallineano l'Italia dall'alleanza NATO, dall'alleanza dell'Unione Europea. Non credo sia opportuno mettere ad esempio nella risoluzione che impegna il Presidente del Consiglio ad andare in Consiglio Europeo delle frasi o dei contenuti che ci disallineano di fatto dalle nostre alleanze storiche, perché l'Italia non è un paese neutrale, l'Italia è un paese che è all'interno di alleanze storiche da tanto tempo, grazie ai nostri padri fondatori. Come credo che serva la massima compattezza per ottenere il tetto massimo al prezzo del gas? Non credo che possiamo stare nel governo e poi un giorno sì, un giorno no, per imitare Salvini, si vada ad attaccare il governo. Anche sulla diplomazia, lasciatemi dire qualche parola. Il corpo diplomatico italiano lavora 7 giorni su 7 dal primo giorno di questa guerra, anzi da prima che scoppiasse, e non lavora solo la domenica. Quindi in questi giorni molte persone mi hanno chiesto un commento sulle amministrative, un commento sulle elezioni. Io credo che anche rispetto ai temi che ho appena citato, è normale che ci sia un elettorato molto disorientato. Guardate, non abbiamo mai brillato, lo sapete, io ne sono testimone alle elezioni amministrative, ma non siamo neanche mai andati così male. E questo succede quando anche il nostro elettorato è disorientato, non è ben consapevole di quale sia la visione. Io credo che il Movimento 5 Stelle debba fare un grande sforzo di democrazia interna. Anche su questo, non veniamo da una storia che si è distinta per democrazia interna, ma proprio per questo, rispetto anche a un nuovo corso, servirebbero più inclusività, più dibattito interno, anche includere di più persone esterne al movimento, portarle in questa grande esperienza. Ci sono tante persone che chiedono di essere coinvolte, però non si può dare sempre la colpa agli altri. Non si può risalire all'elezione del Presidente della Repubblica per dire che le elezioni amministrative sono andate così male. Credo che bisogna anche un po' assumersi delle responsabilità rispetto ad un'autoreferenzialità che andrebbe un po' superata. E lo dico a voi perché non esiste un posto dove poterlo dire oggi. E questo, voglio dirlo chiaramente, non è nessun processo interno o altro. Io però credo che il nostro paese debba stare nella NATO, io credo che il nostro paese debba stare nell'Unione Europea, io credo che il nostro paese debba abbracciare la transizione ecologica, ma non la deve pagare la parte più debole del nostro paese, non la devono pagare le classi meno abbienti, come credo fortemente nel fatto che serva un salario minimo, ma facciamolo anche con contrattazione sindacale. L'importante è arrivare all'obiettivo di alzare gli stipendi alle persone che stanno guadagnando meno di 9 euro all'ora in questo paese. Ecco, io credo che abbiamo di fronte un paese, l'Italia, che ha bisogno di massima compattezza per vincere le sfide di un momento storico così difficile. E noi siamo una forza politica che ambisce a guardare al 2050, però in realtà sta guardando a prima del 2018, che era un altro mondo, e c'è una radicalizzazione in corso
che sinceramente anche rispetto a un tema come la politica estera e le alleanze storiche vede in questo momento un'ambiguità su cui io non concordo. Grazie.